Te ne do uno? No, no, uno in tasca e uno a casa. Ma chi lo guida? Questa sera noi dobbiamo parlare di questo nuovo libro che voi adesso vedete qui in copertina e poi verrà descritto da Orazio. Ovviamente questo libro è importante perché raggruppa una serie di denunce da noi presentate nel tempo e che poi verranno descritte, sia pure sommariamente, molto sommariamente, da Orazio. Ma prima di questo, e per iniziare un discorso che riguarda soprattutto la questione banche e la questione società italiana e mondiale, io vorrei fare una introduzione di un tipo sostanzialmente differente da quello che i nostri amici si possono aspettare, perché noi partiamo non solo dalla creazione di un pool di finanzieri e banchieri che hanno inventato una serie di strumenti per il dominio e il controllo mondiale, ma dobbiamo tenere presente che c'è un'operazione concomitante che nasce appunto all'inizio del Novecento e che ci serve di conoscere, perché sennò non si capisce qual è il meccanismo di conquista e di mantenimento del potere del XX secolo. Diciamo che ci sono molte entità che parallelamente e sovrappostamente l'una all'altra in un diciamo, regime strategico più o meno coordinato, a volte sì, a volte no, concomitantemente portano verso un tentativo di risultato, di obiettivo che ha come fine ultimo la distruzione degli stati nazionali e delle identità individuali. Allora, questa distruzione che è alla base di un sistema di potere, che è appunto il sistema di potere finanziario, è la premessa fondamentale, perché se non esistesse un sistema di massificazione e di deprivazione del concetto, ad esempio, di appartenenza, non ci sarebbe tutta questa serie di fenomeni che hanno permesso al potere economico finanziario il controllo delle masse. Allora, il tutto nasce inizialmente da Freud, però nella sua capacità inventiva e creativa non è arrivato al livello a cui sono arrivati gli altri, perché Freud è uno scopritore di alcune caratteristiche intime, interiori dell'uomo. Ma c'è il nipote di Freud che si chiama Bernays, il quale fa diventare le scoperte di Freud un sistema di potere. Bernays, assieme a Ivy Lee e Walter Lippmann, ricordate bene soprattutto Walter Lippmann, di cui noi abbiamo più volte parlato, poi potete andare anche a vedere dei video che ho fatto assieme a Giampaolo Cucciarelli. Walter Lippmann è stato uno dei più grandi operatori nel settore della comunicazione e del controllo delle menti e delle coscienze. Comunque, diciamo che questi qui sono personaggi che hanno inventato il concetto stesso di relazioni pubbliche. Dopo di loro vengono altri due personaggi importantissimi che però studiano questo aspetto del controllo delle masse, però dal punto di vista puramente teorico, non lo mettono in pratica. Uno è Gustave Le Bon e l'altro è Wilfred Toner, l'utilizzo della psicologia nel subconscio. Anche Gustave Le Bon, in quelle sue opere fondamentali, Le Bon è stato un autore molto conosciuto e anche conosciuto oggi, loro parlano dell'utilizzo del subconscio, ma non
praticano questo sistema. Quindi noi siamo all'inizio del Novecento ed abbiamo una nuova concezione del controllo sociale che nemmeno la Chiesa nei secoli precedenti, perché la erano Chiesa, degli apprendisti stregoni, sì, i padri della Chiesa e i loro sottoposti, mentre qui andiamo in una vera e propria tecnica scientifica messa a punto nei particolari e nel dettaglio per la strumentalizzazione del pensiero umano, esatto, attraverso il controllo della mente. Allora, la Chiesa ha esercitato il suo potere attraverso il terrorismo, la condanna a pene incredibili dei cosiddetti eretici, coloro che non prendevano per buono le ideologie che la Chiesa di volta in volta... No, che volta per volta la Chiesa modificava a seconda di come esattamente veniva, esattamente. L'abbiamo visto, l'abbiamo visto varie volte. E questo cosa comportava? Comportava che appunto l'individuo era completamente isolato, perché noi quando parliamo di queste cose pensiamo a tre o quattro personaggi, non so, Arnaldo da Brescia, pensiamo al Savonarola, pensiamo a Giordano Bruno, ma qui si tratta di milioni di individui che sono vissuti nel terrore, perché qualora avessero potuto esprimere una propria opinione su quello che pensavano, finivano subito sul rogo. Qui siamo in una fase ulteriore, ecco perché è importante tenere presente quanto sia utile fare delle denunce, cioè rompere, inserire un grimaldello all'interno del sistema, in un sistema che apparentemente è soggiogato, dove tutti subiscono passivamente applaudendo e dove tu invece, facendo una denuncia ben circostanziata, gli metti la zeppa tra i piedi in modo tale che qualora si riuscisse a esprimere in maniera adeguata attraverso una magistratura onesta oppure un'opinione pubblica capace di recepire questi concetti, allora gli metti dei bastoni tra le ruote che obiettivamente porteranno sicuramente alla rottura prima o poi di questo circolo vizioso. Parole come mente collettiva, una parola che noi conosciamo perché lo dicono tutti, oppure fabbrica del consenso, sono parole di uso corrente oggi, ma no, noi vogliamo dire che queste parole sono state inventate proprio da quei personaggi che ha detto prima, soprattutto quei due che hanno inventato proprio tutto il sistema di condizionamento, e su questo argomento mi voglio soffermare un ulteriore istante per far presente una cosa che per queste persone conoscono e i pochi che lo conoscono probabilmente l'hanno dimenticato. Nel 1929 sono accadute molte cose, tra cui il crollo, il famoso crollo di Wall Street. Tra parentesi, ricordiamoci che il famoso crollo di Wall Street è un crollo a cui ha speculato moltissimo Santa Madre Chiesa, la quale no, Santa Madre è stata indotta dalla Santa Madre Chiesa, è stata condotta dalla Madre Santa Chiesa ed è stata eseguita e condizionata e utilizzata. Ha potuto utilizzare i soldi del popolo italiano, perché sono i soldi nel 29 che il governo italiano ha dato a Santa Madre Chiesa per arrivare a quegli accordi che conosciamo. 100 milioni di lire dell'epoca. Per alcune, questi soldi sono stati utilizzati da Santa Madre Chiesa per favorire il crollo di Wall Street e quindi acquistare le azioni a un prezzo molto più basso. Contemporaneamente, sempre nel 1929, questi bei personaggi che abbiamo conosciuto prima sono stati incaricati da parte delle grandi produttrici del tabacco di creare un evento epocale per fare fumare le donne. Allora loro sono partiti dal presupposto che l'immagine della sigaretta o del sigaro era un'immagine prevalentemente maschile. Falsa. E hanno creato tutta una serie di meccanismi di revanchismo,
di rivendicazione femminile per indurre le donne a un atteggiamento che le portava a fumare per contrastare il potere maschile. Questa è l'operazione che è stata programmata da questi signori che ho citato prima per conto delle aziende dei tabacchi. Ma questo non è tutto, perché si furono organizzate tutta una serie di manifestazioni, di marce di tutte femmine, dove queste femmine si esibivano fumando. Voi ricordate, tenete presente, cari amici, che prima di questa operazione le donne non fumavano. Le femmine ante litteram. Non potevano fumare, non fumavano. Non era giusto, non era lecito. Dopo questa operazione hanno cominciato a fumare. Ma non è soltanto questa operazione, perché da questa operazione è nato tutto il femminismo. Il femminismo è un risultato di tutta questa operazione che era stata voluta come, prima di tutto, lavaggio del cervello. Secondo, imposizione psicologica sulle masse. Terzo, nell'interesse delle ditte produttrici di tabacco. Ora, questo per dirvi quanto nella società contemporanea, controllata dai gestori dell'opinione pubblica, della mente collettiva e della fabbrica del consenso, questa società è la società anche che ha accettato passivamente il potere delle banche e il potere di tutta una serie di altri personaggi che noi abbiamo regolarmente denunciato in Italia in questi ultimi anni. Mai contro querelati, ricordiamo sempre. E che è molto importante tenere presente, perché questi personaggi, il primo che mi viene in mente è uno che si chiama Mario Monti, fanno parte tutti di una certa elite legata al potere economico finanziario e vengono automaticamente subiti, sono stati subiti quando un pseudo presidente della Repubblica come Giorgio Napolitano ha nominato senza precedenti elezioni, senza consenso popolare, quattro presidenti del Consiglio, che sono Matteo Renzi, Mario Monti, Gentiloni e Letta. Questi quattro personaggi sono stati accettati passivamente dal popolo italiano, il quale non ha reagito di fronte a questa palese forma di violenza assolutamente antidemocratica, fatta da personaggi che conoscevano molto bene essere dei cattocomunisti e difensori in teoria di una ipotetica democrazia, una democrazia che non esiste. Tra l'altro, noi abbiamo denunciato ben 7 volte Giorgio Napolitano senza essere stati contro querelati. Ho fatto questa piccola premessa perché mi interessava di farla per far capire qual è il clima nel quale noi viviamo, per cui se noi oggi vogliamo e combattere ad esempio il potere finanziario, ma non teniamo conto del sistema di controllo delle menti, il controllo della mente pubblica, di quello che controllo si chiama orwelliano. Esatto, mente collettiva, possiamo dire quello che vogliamo, ma non andiamo molto lontano. Ecco, uno degli elementi, ripeto, uno degli elementi con cui si può cercare di interrompere questa marcia è appunto quello di mettere delle zeppe. Le uniche zeppe possibili oggi sono le denunce che noi abbiamo presentato. Dopodiché do la parola all'avvocato Cerchiara, il quale qui deve dirci alcune altre cose. Allora, buonasera a tutti, voi mi conoscete, sono l'avvocato Cerchiara. Io questa sera parlo di quest'opera qui. Quest'opera qui è molto importante, innanzitutto dico che cos'è, perché il titolo qua è la raccolta di alcune delle denunce che il dottor Vitali e il dottor Ferniani hanno fatto nell'arco di tutti questi 10 anni, eccetera, eccetera, che riguardano quello che ha detto il dottor Vitali, cioè questa forma di il mondo finanziario che governa tutto il pianeta e rispetto ai quali c'è un'opera praticamente di distorsione della realtà che questo mondo presenta,
per cui è molto difficile capire la realtà e capire qual è la verità delle cose. Ecco, questo libro è molto importante perché è una specie di, diciamo, di raccolta di alcune più importanti denunce che loro hanno fatto. Perché sono importanti queste denunce? Perché hanno messo in moto un pensiero contrario a quello che distorto cerca di modificare la realtà e che è impostata dalle istituzioni finanziarie mondiali. E che cosa è successo con queste denunce? Che piano piano questo strumento, questi concetti sono entrati nella società. No, nel pensiero collettivo, contrastando quello del regime. La società che certo, anche il pensiero. Del regime, certo, contrastando quello del regime. Sono entrati perché, vedete, certe volte non è necessario per forza che ci sia qualche cosa di pubblico e di riconosciuto pubblico, ma è sufficiente mettere in moto delle forze di pensiero, delle idee. Ecco, loro due sono riusciti, anche io insieme a... No, ricorda quando dicevamo in macchina poco fa, sì, a proposito di qualcosa, sì, che noi, sì, discutevamo nel 2002-2003, quindi un po' di anni fa, 15-16 sì, anni fa. Sì, quando 15 anni fa noi ci incontravamo e parlavamo, io come esperto di diritto, di questioni di carattere sociale, e quindi che per esempio le violazioni normative della comunità europea, praticamente la necessità di una banca di carattere nazionale, la distinzione tra banche d'affari e banche di risparmio, la necessità di un reddito di cittadinanza che stabilisse il giusto rapporto tra Stato, pubblica amministrazione e cittadino, e oggi sono questioni che vengono, di cui sono diventate legge, se ne parla praticamente alla Camera, eccetera. Quindi quest'opera, accompagnata anche dagli atti che io e il dottor Vitali abbiamo fatto, questi di carattere comunitario in gran parte contro gli organi della Comunità Europea, in cui abbiamo denunciato che la violazione delle norme comunitarie avviene per prima e quasi esclusivamente dagli organi della Comunità Europea. Quindi l'importanza di questo libro, che ha messo in moto nella società tutti questi pensieri, è basilare, perché ha consentito questo miglioramento di cui oggi ci giochiamo. Dobbiamo ancora fare della strada, ma sono convinto che loro proseguiranno in quest'opera, magari dandogli un titolo in cui si capisce che, mi raccomando, è la raccolta delle loro... È intenzionale quella distorsione, è la logica del titolo, non è casuale. Sì. Però è la raccolta delle denunce fatte dal dottor Vitali e dottor Ferniani in un arco di 10 anni contro tutte le violazioni perpetrate nel nostro sistema e anche in quello in parte comunitario. Poi un giorno ci faranno anche un indice nella prossima edizione o in un'edizione più sintetica di questo. Faranno anche la sintesi, perché io quello che ho detto e quello che ho detto a Vitali sono cose, però c'è anche bisogno di sintesi, perché uno che si mette a leggere e tentare di capire, con tutto che sono uno studioso, è difficile, a me 210 pagine, bisogna dire in termini molto sintetici quei concetti che loro hanno trasportato nella società, molto felicemente, e che speriamo che possano far approdare in un cambiamento, perché è necessario. Perché questo cambiamento che praticamente loro con queste denunce, noi con quelli gli atti contro la comunità area denunciamo, sono indispensabili. Perché oggi l'umanità, 1% della popolazione mondiale detiene più di quello che detiene il 99%. Quindi già partiamo da una base profondamente errata, che merita un cambiamento. In più ci mettiamo la comunità europea, che fa finta di essere un ente pubblico, emette provvedimenti pubblici, attua attività pubblica. Ci sono due querele contro o tre contro attua attività pubblica, utilizza delle funzioni pubbliche tramite gli incontri e i propri organi, eccetera, eccetera, però è gestita dai privati.
e quindi questo ancora rende più difficile quel rapporto dell'1,99%, ed è necessario per l'evoluzione dell'umanità assolutamente che tutto questo cambi. Ecco, noi un grande piccolo cambiamento sarà fatto già con queste opere e questo libro degli assoluti. Vi ringrazio e vi dico buonasera. Grazie mille per l'intervento dell'avvocato Perchiara, e adesso cercherò di rendere idea del lavoro che è stato fatto in maniera quanto più sintetica possibile, ma ovviamente sintetizzare al massimo in certi casi non è possibile, perché andremo contro la logica della comprensione. Quindi diciamo, accenno alcune cose, ecco. Per esempio, nella premessa dico che il progetto di attacco all'umanità che il potere sta portando avanti è esattamente lo stesso sia sul piano ambientale, agricolo, alimentare e culturale, e addirittura un predeterminato programma di privazione delle identità nazionali, etniche e antropologiche, dell'identità culturale messa in atto con la conquista da parte del modello cinematografico e televisivo, ma soprattutto scandalosamente tentando di distruggere anche l'elegante linguistico, tant'è che per fortuna la magistratura, da non credere, su richiesta dei professori del Politecnico di Milano è intervenuta bloccando le intenzioni della dirigenza di far tenere le lezioni e gli esami del Politecnico di Milano esclusivamente in lingua inglese. Non so se lo sapevate questo, cioè questa in una nazione che ha una lingua ufficiale le lezioni universitarie si tengono in un'altra lingua. È una follia demenziale, è una violenza assoluta all'identità culturale, è una cosa oscena sotto qualunque profilo non la vede. Ma per andare avanti, diciamo che ci hanno provato perché volevano andare oltre, certo, sono stati fermati, certo, perfetto. Ma va detto, noi abbiamo fatto una querela anche su questo. Allora, io ho detto prima che per uso, per costume, la lingua italiana è la lingua ufficiale della Repubblica Italiana e dello Stato Italiano. In realtà, in Costituzione né nel Codice Civile c'è detta una sola parola sul fatto dell'identità linguistica determinata dalla lingua italiana. Quindi questo per dire che i nostri cari così tanto decantati padri fondatori in realtà hanno fatto una serie di omissioni, di reticenze, di dimenticanze, diciamo così, notevole, importante, grave, e noi l'abbiamo denunciato anche in questo caso, proprio perché riteniamo che uno Stato, diciamo, legalmente costituito deve avere non solo la bandiera italiana come descritto nell'articolo 10 della Costituzione, con la definizione come se fosse uno statuto, no? Uno ha il logo dell'associazione, quello va depositato all'ufficio responsabile. Lo stesso deve essere per uno Stato. Tu ti costituisci, c'hai una bandiera e c'hai anche una lingua ufficiale. Ma noi ci siamo arrivati, abbiamo fatto una denuncia articolatissima in quella volta, in quell'occasione lì, e effettivamente io penso che qualcuno ne dovrà tener conto ampiamente di quello che abbiamo denunciato. Ma la cosa, nel corso degli anni ormai, da più parti comincia ad emergere lo scenario generale da cui rappresentazione reale noi di Alba Mediterranea siamo stati paladini da sempre, insieme a rari esempi di organi di stampa quale Rinascita, che non a caso ospita i nostri siti, al contrario fondamentalmente osteggiati dalla stampa di regime. E finalmente i tasselli del mosaico cominciano a concretizzare forme ben definite. In questa attuale disamina, appunto, rappresento lo svolgimento di uno, il principale dei tanti contemporanei filoni della mega galattica tuffa posta in atto dai cialtroni infami di sempre, coadiuvati dai servitori di turno che si chiamano Napolitano, Prodi, Ciampi, Monti, Visco, eccetera, Clou, Berlusconi, Schifani, Fini, Baldassarri, eccetera, eccetera, eccetera. In totale danno dei cittadini della nazione italiani, nel disperato tentativo di legittimare attraverso l'abuso di legiferazione incostituzionale delle volontà loro imposte dai loro padroni. E qui faccio una serie di rilievi. Lo scenario di insieme messo in atto dalla combriccola masnada
orda dei politici, banchieri, parlamentari, società di recupero crediti nazionali e internazionali, e questo fin qui descritto. Quello che non vi diranno mai è che il fine ultimo e apparentemente paradossale dell'economia è quella della demolizione controllata del sistema sfruttato, ossia quello che sta ora accadendo. In Francia, ad esempio, la rivoluzione scoppiò perché bisognava ripagare un debito pubblico che il re aveva contratto con un solito gruppo di banchieri privati, Rothschild, che allora come oggi rivogliono i soldi e te li prestano ancora a condizione di vendere l'oro, i palazzi, i musei, e con la mano destra mentre con la sinistra deve tagliare pensioni e spese sociali. Gli storici, vuoi perché scemi, vuoi perché furbastri, omettono sistematicamente di dire che la rivoluzione rivoluzionò tutto, dal calendario alla riforma delle unità di misura, al modo di vestire, tranne il debito pubblico, che la Francia rivoluzionaria mantenne e poi saldò, prima con la confisca dei beni della Chiesa e parte della nobiltà, e poi con le rapine di Napoleone in tutta Europa. Il corso fu uno dei più grandi servitori del potere del cane, la cui predazioni furono fermate al sud della penisola dalle armate dei Sanferisti, al canto che potete sentire sotto nel 1799. I veri mandanti della rivoluzione e la dinamica della storia e della politica da più di tre secoli sono sempre gli stessi. In una parola, che il potere monetario internazionale ha sempre trovato molto più comodo tenersi nell'ombra, facendo credere alla popolazione prima di poter conquistare potere tramite le rivoluzioni, poi di poterlo gestire autogovernandosi attraverso gli stati democratici. Ma quello che vediamo benissimo ancora oggi è che questa in realtà non è altro che l'illusione in cui con grande maestria ci hanno sempre intrappolati, mentre il vero governo e il potere reale sono sempre saldamente nelle loro mani. Una riflessione preliminare: un popolo è libero quando coesistono tutti e vengono applicati i cosiddetti diritti soggettivi, cioè il diritto di esistere in pace, in salute, in giustizia e in equità. 2. Il diritto di possesso di beni, opere, identità culturale. 3. Il diritto alla libertà. 4. Il diritto all'espressione. E conseguentemente la capacità di autonomamente e autarchicamente disporre delle proprie sovranità, ecco nelle principali: sovranità monetaria, politica elettorale, territoriale, giudiziaria, culturale, informativa, formativa, alimentare, agricola, medico, farmaceutico, sanitaria, energetica, industriale. E poi ce ne sono anche altre di secondarie. Come ci sono stati sottratti il diritto di possesso, il diritto alla difesa legale, il diritto elettorale? Cioè, qui sto entrando un po' nel tema per spiegare nel dettaglio cosa è stato fatto e cosa ci è stato sottratto, e quindi manipolazioni e travisazioni plateali delle leggi della Costituzione e delle conseguente pressione fiscale dai modi irrituali ed usurpativi di ogni diritto proprio del cittadino presunto debitore, usato a seguito della legge 130 del 99 per la cartolarizzazione e l'esazione fiscale, e adottate dalle banche criminali che hanno occupato, modificato l'istituzione dello Stato e le leggi incostituzionalmente e contro gli interessi dei cittadini dello Stato stesso. Non è che c'ha intenzione di leggerlo tu. No. Parla, ecco. Rivolgiti all'alto verso lì, perché sennò vedo aspetta, andiamo avanti. Parlate in generale di questo. Ma caso. Infatti, ho solo presentato il taglio di lettura, del libro, di cosa si deve evidenziare in quello che è stato scritto nel libro. Per esempio, poca gente sa, l'altra settimana qui c'è stato un intervento di un altro presentatore di un altro libro già di qualche anno, poi ripresentato evidentemente in una nuova edizione, che ricordava le responsabilità politico-economiche, fiscali, finanziarie di chi erano. E qui c'è un elenco semplice, e c'è per esempio l'elenco delle 20 banche cosiddette specialiste delle aste di vendita dei buoni del tesoro e dei buoni dello Stato in generale. Quindi c'è l'elenco, per capire in quali condizioni siamo: la
Banca IMI S.P.A., la Barclays Bank, la BNP Paribas, Citigroup Global Markets, Commerce Bank, Crédit Agricole Corporation, Credit Suisse Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC France, Inge Bank, JP Morgan, Merrill Lynch, Monte dei Paschi di Siena, Morgan Stanley, Nomura, Royal Bank of Scotland, Société Générale, UBS Limited e Unicredit Bank AG. Cioè qui ci sono su 20 banche, due sole banche dal nome italiano, che in realtà non sono manco italiane. Questo per dire che il debito pubblico in prima istanza viene assorbito tutto dalle banche straniere che operano a contatto col tesoro e che sono quelle che comprano il nostro debito pubblico. Dopodiché, se non viene evaso tutto, quella parte di mercato che viene messa a disposizione di queste qua, poi va in mano alle banche commerciali, le quali poi possono anche vendere anche a qualche privato. Tralascio altre cose. No, io volevo un attimo intervenire per fare alcune domande a Orazio. Che cosa deve fare uno per poter leggere questo libro o per vederlo in sede online? Sì, basta semplicemente ordinarlo online oppure per cortesia. Sì, basta semplicemente ordinarlo a me oppure venirlo a comprare qui in libreria dove è a disposizione di chi lo vuole prendere fisicamente. Questa libreria, di la libreria. La libreria è Ora Felix, a Via Regina, Via Reggio Emilia numero 89. Allora, Via Reggio Emilia numero 89, come si dice? A Roma. La libreria Ora Felix. Ora Felix. Via Reggio Emilia. Ora Felix. Via Reggio Emilia numero 89. 89. Oppure, ecco, oppure può essere acquistata direttamente ordinandola a me attraverso i vari mezzi informatici. E allora diamo un po' l'email tua. L'email mia è oraziofermiani@tiscali.it. Orazio Fermiani @tiscali.it. oppure via WhatsApp col dove io sono presente, basta digitare il mio nome e mi si raggiunge uguale. E poi tutti gli altri sistemi. Naturalmente questo è una raccolta di tutta una serie di, diciamo, denunce. Naturalmente noi deteniamo anche cartaceamente le denunce e poi riguardano anche altri aspetti oltre questi, certo, che sono nella, certo, raccolta, certo, certo. Per chi fosse interessato per esempio una singola denuncia per una cosa in particolare può contattarmi, certo, direttamente o WhatsApp o per telefono. Il mio telefono è pubblico su Facebook, per esempio, anche io ho tantissimi siti, anche il gruppo Alba Mediterranea, per esempio, è uno dei vari siti che abbiamo noi. Ma volevo solo ricordare alcuni, a questo punto saltando un po' così di palo in frasca, per cercare di ridurre anche l'intervento, altrimenti ci fossilizziamo troppo. Ma troppo, la gente sente troppi concetti. Certo. Allora posso dire, per esempio, che abbiamo fatto una serie, noi facciamo sempre, quando attacchiamo una istituzione o un personaggio, facciamo sempre delle serie di denunce, non una sola denuncia, ma 3, 4, 8, fino a 15. Sì, e quindi non le stesse, ma colpendo metodicamente attraverso molte, diciamo, martellamenti che inchiodano il personaggio alle proprie responsabilità e quindi poi otteniamo dei risultati, perché è vero che la gente non viene viene informata su quello che succede di vero e quindi i giornali e i telegiornali non pubblicano mai le nostre, i nostri risultati, diciamo gli obiettivi che raggiungiamo, però adesso ne cito alcuni e la gente forse comincerà a agganciare le cose che conosce con quello che diciamo noi. Per esempio, abbiamo fatto una denuncia nel 2011 insieme, bisogna dirlo, ad Adusbef e ad Iconsum, contro le agenzie di rating, le tre agenzie di rating più importanti, e l'anno scorso, adesso, anzi no, a inizio anno, il Tribunale di Trani, che aveva aperto il procedimento contro le agenzie di rating, ha
condannato i tre admin delle tre agenzie di rating, e adesso però il potere finanziario, che non è che sta lì a aspettare che lo condannino, ha avvocato al Tribunale di Milano il processo di appello, per cui il processo di appello sicuramente si perderà. Però a quanto meno di questo i giornali e i telegiornali un po' hanno parlato. L'altra cosa importante che abbiamo ottenuto è di far retrocedere 867 direttori generali dell'ufficio delle entrate da direttori capo ufficio a semplici direttori di nono livello. Con questo, per almeno due anni, permettendo ai cittadini italiani che ci davano retta e che ci hanno creduto, di poter annullare tutte le tre quarti, cioè anzi due terzi, delle cartelle esattoriali che questi signori avevano firmato, 867 direttori generali all'epoca contro 1200 complessivamente, quindi due cartelle esattoriali su tre era nulla fin dall'origine, perché era firmata da chi non aveva potere di stare in giudizio, perché quei direttori lì erano direttori farlocchi. Era firmata da soggetti che non erano stati nominati secondo le procedure stabilite dalla legge, e c'erano pronunce della Corte Costituzionale, dei giudici amministrativi e dei giudici civili, per cui purtroppo però in sede di commissione tributaria queste eccezioni non avevano vittoria. Tuttavia queste denunce che noi abbiamo fatto, che loro hanno fatto e che poi io ho eccepito in queste sedi giudiziarie, siamo riusciti a raggiungere un obiettivo, che hanno chiuso Equitalia, hanno chiuso perché c'erano delle illegittimità e delle illicità talmente profonde che era meglio che loro mettessero tutto a tacere. Beh, un altro esempio è quella ha avuto inizio sempre nel 2011 ed è terminata un anno fa più o meno, quando abbiamo censurato l'apertura delle case da gioco indiscriminata, con la realizzazione di una serie di leggi per la limitazione e l'ottenimento del benestare dei sindaci per le concessioni di queste case da gioco, che prima invece erano indiscriminate, potevano aprire in qualunque posto, eccetera. Quindi anche qui qualche piccolo risultato, ovviamente molto marginale, perché ricordiamoci sempre, per esempio, che i maggiori proprietari delle case da gioco, i cosiddetti bingo, in realtà non sono società italiane, ma di sede nei paradisi fiscali che sappiamo, ma di realtà di proprietari di personaggi tipo Massimo D'Alema, tanto per dirtene uno. Cioè Massimo D'Alema è il proprietario della prima catena, della più grande catena di bingo in Italia, quindi tanto per dire, ma c'è anche per esempio Vincenzo Scotti, tanto per dirne un altro, no? Che ex ministro. L'ex ministro, stavo primo ministro Vincenzo Scotti pure. Questo per dire, insomma, che la gente non sa un cazzo di quello che dovrebbe sapere, che è importante. E poi, aspetta un attimo, gli argomenti sono tanti, ma ad esempio, dunque vediamo un po', un attimo che prendo... dire quello che avete fatto in generale. Sì, in generale, certo, vabbè, no, era solo per ricordarmi. Io ho cercato di fare una sintesi, no, la cosa quindi ha avuto anche altri tantissimi risultati. Per esempio, l'ultimo in ordine di tempo è stato circa 20 giorni fa, un mese fa, quando il governo di coalizione grillino leghista giallo-verde è stato costretto, a seguito di una raffica di una decina di querele che abbiamo fatto non contro di loro, no, o quantomeno non solo contro di loro, ma l'abbiamo fatto contro l'emanazione della legge 56 2014 da parte di Matteo Renzi,
che permetteva e diciamo, organizzava e strutturava attraverso questa infame legge le cosiddette città metropolitane, che, la dico solo diciamo, brevemente per far capire, era praticamente ha esautorato in questo modo circa 24-25 milioni di cittadini italiani dal diritto di voto, che è l'elemento più diciamo, determinante della sovranità del cittadino all'interno dello Stato, perché se non c'ho il potere elettorale, che cittadino sono? E questo è in sperequazione con gli altri quasi 40 milioni di italiani che invece possono andare a votare. Voi avevate fatto, avevate instaurato un giudizio davanti al TAR su questo. Esatto, bravissimo. E tu c'eri tu, il quale cittadini italiani, di Giorgio. Di cittadini all'estero stiamo parlando. Dopo ci arriviamo, okay. Allora, che cosa è successo? Che noi ci siamo resi conto praticamente che 24-25 milioni di cittadini perdevano il diritto elettorale. Sì. Quindi, per esempio, Roma, da circa 5 milioni e 500 mila persone che risiedono all'interno della provincia ormai diciamo desueta a favore della città metropolitana, che cosa era successo? Che i 5 milioni e mezzo in realtà votavano solo i cittadini di Roma per l'elezione del sindaco, il quale sindaco era diciamo, di diritto nominato sindaco della città metropolitana, il che già è illegale, perché se ci sono 156 sindaci e 156 consigli comunali all'interno della provincia, tu come comune di Roma devi essere alla pari degli altri cittadini. E invece che succedeva? Che i cittadini di Roma, cioè che succede ancora adesso, i cittadini di Roma votano per il sindaco metropolitano che è votato da loro e solo da loro. Gli altri 2 milioni circa o e mezzo di cittadini della provincia votano per i loro sindaci, i loro consigli comunali, i quali a loro volta, circa 5.500 persone, votano per il sindaco di Roma e per i 51 consiglieri comunali della città metropolitana. Cioè è un abominio giuridico, è logico. È una distruzione del diritto elettorale. Assolutamente. Questo, ma poi con un sistema che non lo so manco dire, di una volgarità, di una stupidità, di una demenzialità. Ma io penso che è intenzionale, perché non può essere una cosa, non può essere diversamente, cioè io non penso che un essere umano possa essere così coglione fino in fondo. E che cosa è successo? E che cosa? Allora noi immediatamente abbiamo fatto la denuncia a luglio del 2014, non appena è stata promulgata la legge. Poi immediatamente abbiamo adito al TAR, abbiamo fatto ricorso al TAR perché era una situazione di ordine elettorale, quindi in quanto di ordine elettorale era istantaneo, andava fatto la prima udienza entro 3 giorni e l'appello entro 15. In realtà poi noi abbiamo depositato mi pare il 3 o 4 di settembre e la prima udienza c'è stata il 24 settembre, dove appunto l'avvocato Cerchiara difendeva Giorgio, e io siccome sono megalomane, sì, ma che cosa nel procedimento elettorale ci si può difendere da soli. E allora lì il giudice che cosa ha detto? Il giudice con i due giudici all'atere ha detto, oddio non mi ricordo più esattamente cosa ha detto, che però non era di ordine elettorale e che quindi andava messa nell'altro regime di appunto di ricorso ordinario. No, arriva alla fine senza raccontare procedurali, no. Allora io e Giorgio abbiamo capito come buttava la questione, abbiamo denunciato il giudice e i due all'atri, nonché anche il cancelliere e tutti quelli che avevano avuto fatto azioni in questo fatto. E poi abbiamo fatto denunciato tutti gli i candidati, i senatori che avevano, parlamentari che avevano votato questa legge, dopodiché è andata in pensione, no? in tempo fa, un anno fa. Sì, la causa è andata in pensione nel senso che c'è un istituto del diritto processuale amministrativo che prevede che se la causa non è coltivata entro un certo periodo, entro 4 anni. Praticamente se muore. Ah, però nonostante tutto le denunce le avevamo fatto noi ed erano almeno 5 o 6 complessivamente, essendo pubblicate continuamente sui nostri siti web, eccetera, e qualche giornale pure Rinascita mi ci ha pubblicato, a quel punto hanno i grillini che
con un briciolo di intelligenza, non dico di buon senso, ma di intelligenza in testa, hanno detto: beh, effettivamente questo è un vulnus assolutamente incostituzionale che va sanato. E quindi che cosa hanno fatto? Adesso hanno promulgato questa legge mille proroghe, 20 giorni fa, un mesetto fa, in cui di proroga non c'è nulla. Parlano di mille proroghe, in realtà sono mille deroghe. Cioè praticamente loro che hanno fatto con questa legge, oddio, come si chiama? Vabbè, mille proroghe, adesso il numero non me lo ricordo, hanno praticamente fossilizzato, hanno proprio cristallizzato la situazione nelle more di indire una conferenza Stato, Regioni, Comuni per cercare di dare un assetto quantomeno il minimo logico di coerenza per sul poter piano fare elettorale amministrativo, esatto, perché si riportasse un pochino di legalità, cioè ordine che era stato effettivamente stravolto da quelle norme. All'interno del libro possiamo trovare per caso di più larga attualità magari anche il discorso collegato ai vaccini rispetto alla legge 119 del scorso anno? Perché lo ritengo di farlo un altro argomento, un altro libro specifico sull'argomento. La cosa invece da dire è, a proposito di legalità del voto, anche questo non c'è, ma lo aggiungo perché tu mi hai fatto la domanda. Il diritto di voto è il primo diritto in assoluto in uno stato di diritto, perché se io non ho la possibilità di esprimere il mio pensiero politico e poi di eleggere dei rappresentanti o di candidarmi io stesso, eccetera, non c'è libertà e quindi non c'è manco non c'è la minima forma di democrazia. E allora dico una cosa che pochi sanno: voi lo sapete che ci sono tre tipi di voto? Non lo sa nessuno. Nessuno. Allora, la legge elettorale del 56, mi pare che la 157 o la 357, non la 159 del 1956, vabbè, non me la ricordavo, la quale dice tutto quello che c'è da dire in ordine alle modalità di come fare per votare, e c'è la modalità, diciamo, del voto espresso oppure della cancellazione della cartella elettorale. Uno si scrive vaffanculo oppure non va a votare, no? Quindi o vai a votare o non vai a votare, poi a votare puoi scrivere quello che vuoi, insomma, no? Viceversa c'è una terza forma di voto che non è pubblicizzata da nessuna giornale, mai state, da che mi ricordo io, da 50 anni e più, 70 anni tutto, avete fatto un video di proposito, l'avete mai fatto, sì, mai fatto una sola parola, mai detto una sola parola in mezzo. E c'è invece il voto di protesta, il cosiddetto voto di protesta. Legittimo voto di protesta. E cioè il cittadino può andare di faccia, mettendoci la faccia, di fronte al presidente del seggio e al segretario del seggio e dire: io non mi sento rappresentato da nessuno per questo motivo, per quell'altro motivo, perché questo Parlamento, questi candidati sono stati espressi dalle segreterie di partiti di un Parlamento che non è mai stato autorizzato dal popolo italiano attraverso un referendum, hanno sottratto il potere elettorale di decisione di candidatura. Io, chiunque si può candidare, chiunque, no? In teoria, e invece no, sono la segreteria del partito attraverso l'Italicum, il Porcellum, eccetera, tutte le varie porcate che hanno fatto in questi anni. E finisco. Per cui praticamente ci si ritrova davanti al segretario e anche al presidente del seggio e gli si dice la formula di rito che con aggiunta ovviamente di tutta la documentazione. Io posso depositare anche questo libro se lo ritengo che sia valido, e loro lo devono mettere a verbale ed acquisire agli atti e mi devono rilasciare il ricevuto. Loro chi specifichiamo? Il segretario e il presidente del seggio. Perché non si possono rifiutare. Non si possono rifiutare di fare. Beh, questo è discutibile. Non si può rifiutare. Guarda, l'abbiamo fatto, abbiamo chiamato i carabinieri, abbiamo fatto vedere il testo di legge, è quello. Come tipologia di voto deve essere accettato, c'è stata infatti. Non solo, ma deve essere stata ricevuta da parte dei presidenti di seggio verso il ministero. Maurizio, ascolta un attimo. Io ho raccolto, perché poi abbiamo fatto un'indagine dopo,
successivamente, perché noi abbiamo fatto una campagna elettorale contro appunto il voto tradizionale a favore del legittimo voto di protesta, e abbiamo fatto anche una piccola, diciamo un piccolo tour elettorale, e abbiamo poi raccolto le risultanze di questa operazione fatta da decine di cittadini, e io ho decine di ricevute da parte dei segretari e dei presidenti dei vari seggi sparsi in tutta Italia, di cui poi mi hanno dato copia quelli che avevano agito in questo senso. Quindi la cosa è fattibile in questo modo, esattamente legalmente come il voto in cabina elettorale, e però con questo modo dimostrando la propria autonomia, la propria volontà e la propria libertà di pensiero, di espressione, e soprattutto vincolando le indagini del Ministero degli Interni anche a tenere conto di questo voto qua, cosa che non è mai stata fatta. Ecco, questo libro parla di tutte queste questioni e anche di questa questione, che è importante perché loro l'hanno studiata e l'hanno approfondita. Noi... Il legittimo voto di protesta potrà essere attuato anche per le prossime elezioni europee? Certamente. Lo faremo senz'altro, perché le condizioni non sono minimamente cambiate, hanno solo cambiato facce, ma la situazione, il contesto legislativo all'interno del quale si muove questa nuova elezione è esattamente uguale a quella. Beh, c'è da dire però che se c'è un momento, chiedo scusa, se c'è un momento in questo legittimo voto di protesta in cui c'è molto da discutere, anche come interpretazione, peraltro, non si deve attuare proprio adesso. In queste elezioni europee, che sono praticamente importantissime per, non solo per la vicenda italiana, ma per la comunità europea. Vabbè, è una tua opinione. No, no, è perché se no, noi siamo contro... Aspetta un attimo. No, lo devo esprimere questo concetto. Vabbè. Se noi vogliamo un cambiamento di questo establishment, di questa comunità europea, che praticamente è l'europea delle istituzioni finanziarie e non dei cittadini degli Stati membri, dobbiamo votare per determinate formazioni. No, questa è la tua opinione, fai quello perché che vuoi. Perché se uno il voto non, è libero, non lo puoi, fa... Il voto è libero, non puoi... No, ci mancherebbe altro. E quindi, io stavo terminando il discorso. La cosa più incredibile di tutto questo, ed è un'altra denuncia che abbiamo fatto, però in questo libro non c'è compresa, è il fatto che nel 2001... il vecchio senatore della Lega, come si chiamava quello leghista che era a favore del voto all'estero, quello anziano, Borghezio? Borghezio? No, poi mi era in mente della Lega? Della Lega. Questo signore si è battuto per molti anni per favorire appunto la possibilità di voto agli cittadini italiani all'estero, e finalmente nel 2001 è stata votata questa legge, ed è legge dello Stato. Non era della Lega, era del Movimento Sociale. Tremaglia, il senatore Tremaglia. Mirko Tremaglia. Sì. Questa è la prima saccoccia. Anch'io ogni tanto mi sbaglio. Allora, la cosa importante però è che in questa legge, mentre la legge del 57 prevede la possibilità anche del terzo tipo di voto, non pubblicizzato, mai sentito da nessuno su nessun giornale, telegiornale nel corso dei 50 anni che sono passati, però c'è scritto sulla legge e quindi si può attuare. Viceversa, in questa legge del 2001 non c'è il voto di protesta, per cui i cittadini all'estero, che sono circa 5 milioni di cittadini, possono andare a votare nelle ambasciate o nei luoghi di raccolta dei voti, ma non per il legittimo voto di protesta, che è un'ulteriore perdita di sovranità da parte del cittadino, una lesione e una sottrazione di diritti al cittadino. Questa è un'altra fattispecie. Questo all'estero avviene proprio perché le schede elettorali, non arrivando fanno i loro magheggi, fanno il loro giro andando rispettivamente alle residenze delle persone, perché come legge era partita per agevolare gli stranieri che dovevano venire tante volte in dei comuni di grandi città che magari erano lontani dalle loro case e non avevano la possibilità di andare a votare. Avendo il voto a casa, loro possono votare online. Facendo questo, loro non possono applicare il legittimo voto di protesta.
vogliamo fare un discorso di carattere generale, allora, non particolare ma generale. Vabbè, questo è una serie di elenchi, è un elenco di una serie di eventi che ognuno ha contribuito a sottrarre del gli diritto argomenti che voi avete... abbiamo affrontato e che sottraggono ciascuno un pezzetto piccolo o grande di diritto che prima esisteva e che poi non c'è più, di violazione del diritto. O di violazione del diritto. E quindi adesso tanto per dirne una, per far capire l'attivismo di questo personaggio, Orazio Ferniani, che collabora insieme a Giorgio Vitali di Alba Mediterranea, domani che tipo di domani, proprio nella giornata di domani, che tipo di denuncia verrà data? Domani seguiamo il nostro sporco lavoro, perché andiamo a Cerveteri, dove andiamo a denunciare il sindaco e il direttore didattico di 5 scuole che hanno estromesso dalle scuole nella settimana passata ben 10 bambini non vaccinati, quando la Costituzione dice che tutti devono andare a scuola, che tutti hanno diritto di gestire il proprio corpo in base all'articolo 30 della Costituzione. 32, la scuola è 30, ecco, mi sono confuso. In base all'articolo 32 dice che dice che il corpo deve, nessuno può fare interventi sanitari sul corpo delle persone senza la propria autorizzazione, senza la volontà espressa di chi. Tant'è che per esempio gli ospedali, quando ci si opera, li fanno fare la liberatoria, li fanno firmare la liberatoria, proprio perché è richiesto dall'articolo 32 della Costituzione. E quindi andiamo a Cerveteri, perché questo signore, che avrebbe invece tutto l'obbligo di gestire in maniera trasparente e in base alle leggi, non anche il codice civile, per esempio, il codice civile dice che all'articolo 5 dice che il corpo non può essere deturpato, non può essere contaminato e violato da nessuno, se non neppure da noi stessi. Quindi questo per dire che è un principio cardine, cioè se l'articolo 5 del codice civile c'è questo, questa descrizione, questa puntualizzazione, vuol dire che evidentemente è una cosa importante. Sì, però, e questi invece continuano a fare il porco comodo loro, questo non si può fare. Però la Corte Costituzionale recentemente, che poi questa legge dei vaccini, si era pronunciata contro questa. No, era sì, si era pronunciata contro, ma per un altro aspetto, era la Regione Veneto che chiedeva la possibilità di desistere o recedere o determinare diversamente il dettato della legge 119/2017. E invece perché voleva in qualche modo legiferare autonomamente in maniera un po' leggermente più leggera, più soft, no? E invece la Corte Costituzionale ha detto no, in quel senso lì, ma non che non si può e non si deve fare come dice l'articolo 32 della Costituzione, perché andrebbe a intaccare uno dei diritti fondamentali con una sentenza che ha minor valore della legge costituzionale, no? Quindi la Corte Costituzionale ha valore se non entra in conflitto con la legge costituzionale. No, questo non si come può. No, sì. Questo non si può. La Corte Costituzionale può specificare, può precisare. È l'organo istituzionale che serve a dirimere le questioni di carattere costituzionale. Certo, no, ma non a confutare una legge, no. Un articolo della legge costituzionale. No, è chiamata a interpretare. Ah, certo. E se lo interpretano, tu non è che puoi discutere quello che dici. Bisogna invece mettersi in regola con questa normativa dei vaccini, se si vuole veramente andare incontro alla cittadinanza, ai bambini, eccetera, eccetera, in un'altra forma di carattere giuridico, in cui praticamente si evidenziano le distorsioni e le violazioni normative di questa legge, certo, che colpiscono le persone e che colpiscono la libertà, eccetera, eccetera. Perché nessuno discute il diritto di vaccinazione, ma deve essere esercitato cum grano salis, senza, certo, senza che ragioni di carattere coattivo così incisive che ricordano tempi trascorsi nella storia, sì, è quello, bravo, non può essere attaccato una famiglia che non conosco niente di cose di medicina
quando ci sono trattati della medicina che spiegano anche degli effetti negativi dei vaccini, non si può attaccare una famiglia come se fosse praticamente, come se fossero dei banditi. Va compresa, va fatta praticamente un'opera di, per ciascun bambino, di comprensione della sua situazione e di quanti vaccini può fare e di quanto può farli. E questo deve farlo la famiglia insieme ai medici. Non deve essere imposta dallo Stato 10 in vaccinazione tutta una creaturina piccola, perché per esempio può anche essere giusto, ma se fatto in un periodo di tempo più contenuto, più ampio, e quindi va rivisto in un'altra forma. Io però vorrei vorrei parlare di questo. Vuol dire ancora sì, volevo solo aggiungere che nel libro parliamo anche per esempio del crollo del Ponte Morandi, dove tutti hanno trattato l'aspetto, diciamo, strutturale, tecnico, ingegneristico, costruttivo e quant'altro, quando invece la cosa, diciamo, essenziale, che più determinante che se ne trae da questa vicenda è che il Ponte Morandi è stato sottratto, come tutto il demanio oramai, alla disponibilità dei cittadini, e il demanio oramai è passato nelle mani del privato. Ma il privato non è un privato qualunque come me o Vitali o Cerchiara. Il privato si chiama Rothschild, si chiama J.P. Morgan, si chiama Warburg, si chiama, che ne so, Lazard Leo, no, e così via. Cioè gente che fa affari da centinaia d'anni, per non dire millenni oramai. E quindi la cosa che va diciamo evidenziata non è tanto l'aspetto tecnico, diciamo strutturale o anche solo normativo, ma l'aspetto finanziario. L'aspetto finanziario è determinante, perché noi parliamo di cifre di tutto rispetto, parliamo di qualche centinaia di milioni l'anno di reddito. Per esempio bisogna dire che sono passati nel corso degli ultimi 10 anni più o meno, da quando è stata, diciamo, diventata operativa la società del Benetton, oddio non mi viene la parola, poi me lo ricorderò. Autostrade. No, Autostrade SPA, che però è in mano a un'altra società di gestione, non che non mi viene la parola, poi lo cerchiamo. Lì praticamente c'erano 80.000 dipendenti circa nella società Autostrade, nella società attuale ce ne sono 7.349. Questo a proposito pure della perdita dei posti di lavoro, a favore della rendita, diciamo, finanziaria e bassa, fino a se stessa, perché invece di pagare 80.000 stipendi ne paga un decimo, quindi 70.000 stipendi vanno in tasca alla, oddio, Altea, mi sa che si chiama Atlantis, ecco, non mi veniva però, Atlantis. Atlantica. Per avere un filo conduttore di questo libro, è consigliabile pure prendere un tuo libro precedente. Noi sappiamo che tu hai scritto un libro che potrebbe fare la storia del nostro paese. Allora, sì, dunque, la questione è molto, diciamo, complessa, molto, molto, diciamo, articolata, e quindi si va a dare una risposta, direi. Sì, il discorso è che l'altro libro, Arma Letale, ovvero Cambiale Sociale, è un libro che è una specie di abbecedario per far avvicinare chi non è, diciamo, addentro a questioni e di ordine. Cosa dice? No. Ecco, che dice, prende in esame l'evoluzione del concetto di moneta nel corso dei millenni, per portare far vedere che da un'evoluzione, una soluzione amorevole di un concetto affettuoso, no? Di scambio di doni, perché quello era originariamente un obbligo di scambio di doni, era un po' vincolante, ma era questo il concetto, era un concetto molto positivo, molto altruistico.
si è passati nel corso dei millenni ad un aspetto dirompente nei confronti della società, nei confronti dell'individuo, stramazzante nei confronti del cittadino. Oggi ci ritroviamo con cittadini che non hanno più nessuna libertà, perché come abbiamo visto, poi chi va a leggersi il libro si renderà conto che siamo nelle mani e nella disponibilità di chi vuole approfittare di noi. Questa è la situazione. Quindi quell'altro libro quindi era un aspetto, diciamo, preparatorio di una visione, diciamo, una specie di flash con tanti fotografie, con tanti aspetti, diciamo, di evoluzione, una specie di pellicola, diciamo così, che portava da un prospetto A a un prospetto YZ e che portava alla, alla logica di questa evoluzione, cioè faceva vedere il trade union che distruggeva quello di buono che c'era nel concetto di moneta originariamente per portarlo all'aridità totale nei confronti del cittadino. Questo invece è un libro che una volta, diciamo, capito quell'insieme di concetti, porta nel, diciamo, nell'insieme, diciamo, di alcuni aspetti attuali della situazione, diciamo, sociale, culturale, come si dice, legale, economica, giuridica e politica, che coinvolge i cittadini senza che neppure loro lo immaginino, non che lo sappiano, ma che io lo immagino, perché qui ci sono scritte delle cose che la gente addirittura c'è un articolo, allora c'è il trattato di TCE, come si chiama, non viene mai Lisbona, trattato di Lisbona, no. Lui si riferisce al trattato quello atlantico, che TCE, adesso non viene mai, c'è il trattato di TCE che dice che prevederebbe alcune, diciamo, relazioni, alcuni rapporti commerciali normativi tra gli stati europei e gli stati europei, non ti c'è il trattato europeo, poi non viene la parola. E anche gli stati americani. Il trattato dell'Unione Europea, adesso non viene la parola. Trattato comunitario? Sì, praticamente sì, lo chiamano trattato perché Costituzione non si può chiamare in quanto non è stato ratificato dai popoli e quindi non ha la legalità referendaria. Quindi è un trattato fra stati che però i cittadini non l'hanno mai ratificato. Ma tu non ti riferisci al TIP, quello lì? No, TCE. Al trattato, si chiama il trattato sul funzionamento della comunità europea. Bravissimo, adesso non mi arriva il termine. TCE. Allora, questo qua, che cosa succede? No, andiamo avanti. La cosa importante da dire è che questo trattato di TCE prevede la pena di morte. Cioè noi abbiamo firmato, i nostri cari governanti hanno fatto una battaglia infinita per l'abolizione della pena di morte appena dopo la fine della guerra, lo ricordi, Giorgio? Adesso hanno firmato, ratificato il cosiddetto trattato che non si può chiamare Costituzione, ma in realtà la Costituzione, che l'articolo 102 prevede la pena di morte per le sommosse non autorizzate. Adesso non mettiamo troppa carne al fuoco, perché pure parlare del trattato no. Ci vorrebbe soltanto, ma questo è per dire una sottrazione dei diritti. Il rapporto che c'è tra trattato e Costituzione europea, ci vorrebbe soltanto una puntata, perché ci sono degli aspetti di carattere giuridico piuttosto complessi, certo. Solo per parlare di però questo. Vabbè, devi accennarlo, no? Devi accennarlo. Sì, però vogliamo concludere. Allora sì, volevo solo concludere con questa, diciamo, qua lo faccio vedere, aspetta, ahi, questi due fogli che sono verbali d'assemblea della Banca d'Italia, poi chi vuole lo andrà a vedere un po' più nel dettaglio. E qui c'è nominato un certo Cardarelli Angelo, che ha come deleghe 1991 deleghe, quando tutti gli altri delegati ce n'hanno 1, 2, 5, 8, 3. E qua c'è l'altra facciata dell'altro verbale, che dice che questo signor Cardarelli ha la bellezza di 1.881.969.51 voti. Cioè praticamente questo signore ha la maggioranza dei voti in assemblea di Banca d'Italia. È un privato? È un avvocato. Come si chiama? Ripeti?
Angelo Cardarelli, che è in società con un certo Giulio Trevisani, i quali determinano se la Banca d'Italia emette buoni del tesoro, se non li emette, se finanzia progetti dello Stato, se non li finanzia, a prescindere che ci sia Berlusconi, Prodi, Amato, Giuliano, Gentiloni, Monti, Matteo Renzi, i Grillini, i Brullini, i leghisti, decide lui. Allora, non mi sembra strana questa cosa? Non mi sembra molto strana? È una persona sconosciuta che nessuno ha mai visto e sentito. La sapevate voi? No. Non lo sa nessuno. Questo è un verbale dell'assemblea, non ma è nessuno un... sa è firmato, è firmato da un notaio. Cioè questi signori parlano del principino, del... vabbè, meglio che non dico altre cose che sennò divento sceno. Parlano dei reali d'Inghilterra, che a noi che cavolo ce ne può fregare il reale dei principini d'Inghilterra, che ce ne torna a noi, no? E però queste cose qua non le sanno. Allora, in conclusione, finisci te, dai. In conclusione, qui c'è una sceneggiata messa in atto ormai da decenni in maniera plateale che conduce alla idiozia più totale del cittadino medio, alla incapacità di intendere, di volere, perché frastornato da tutte queste notizie giornaliere, mentre se c'è un lavoro, lavora 8, 10, 12 ore, torna a casa stremato, si attacca alla televisione, gli raccontano un sacco di cazzate. E come anche tanti amici che conosco io, ma l'ha detta la televisione, hai capito? E quindi l'ha detta la televisione, la famosa frase. Sì, l'ha detta la televisione, però ti ha detto un sacco di cazzate, e questa è la situazione generale. Quindi noi dobbiamo cominciare, primo, a riappellarci al cervello, ciao, grazie, a riappellarci al raziocinio, a riappellarci all'ordine logico dei concetti, e soprattutto alla possibilità di interfacciarci l'uno con l'altro, perché solo parlando tra di noi creiamo un'opinione, e con un'opinione possiamo cominciare ad affrontare la strada. Senza opinioni più o meno condivise non andiamo da nessuna parte. Prego Giorgio. A conclusione io vi leggo una minima parte di un intervento fondamentale che è stato l'intervento di Saint-Just in quel famoso incontro alla convenzione del 9 Termidoro anno secondo, cioè il 27 luglio 1794, per farvi vedere come una mente... Poco russa, prima di essere... ammazzato il giorno dopo, appunto. Dopo ci voleva arrivare dopo per dire questo, ha detto queste cose il giorno dopo gli hanno tagliato la testa. Allora, ma per se come... giusto non era uno mica uno qualunque, allora, e non era vero, ha tagliato la testa assieme a Robert Pierce. Allora vi leggo queste 3-4 cose per farvi capire come i principi fondamentali della giustizia, perché quella è una cosa importante, della giustizia sociale e del vero umanesimo sono sempre presenti nelle menti dei rivoluzionari. Adesso ve le leggo, ma è stato un intervento lunghissimo, perché lui poi aveva la necessità di difendere Robespierre, che non l'avevano fatto parlare, insomma un discorso che chi conosce la storia della una rivoluzione... Una lotta dice, all'ultimo sangue all'interno, sì, del esatto, Parlamento e fuori anche fuori, sì. Come no? Chi conosce la rivoluzione francese lo sa perfettamente, chi non lo conosce, beh, l'invito a leggersi l'intera storia di quella rivoluzione. Allora dice Robespierre, siamo il 27 luglio 1794, non c'è governo che possa resistere ai vizi dell'economia. Le monete hanno in ogni stato un'influenza decisiva. La scarsa attenzione che vi abbiamo prestato di avere nutrito presso i nemici della rivoluzione francese la speranza di vederla un giorno inabissarsi. Le nostre vittorie, che significa? Significa che
abbiamo perso troppo tempo in delle quisquilie e non essendoci interessati del problema monetario abbiamo fatto capire ai nemici della rivoluzione che noi potevamo perdere. Le nostre vittorie hanno portato, parla delle vittorie militari, le nostre vittorie hanno portato meno sgomento in Europa di quanto non ne porterebbero subito un saggio piano economico e un sistema monetario di semplice esecuzione. Non so se è chiaro il concetto. Le nostre vittorie, le vittorie militari, hanno portato meno sgomento, meno morti di quanto l'avrebbe portato una giustizia monetaria. Non a caso noi facciamo come punto fondamentale riferimento alla moneta, alla finanza. Lo dice Robespierre. No, ma anche lui, senza che lo dicesse Robespierre, l'hanno sempre fatto. Vabbè. Là dove vi sono grossissimi proprietari non si vedono che poveri. Nulla si consuma nei paesi a grande cultura. Per grande cultura si intende dire grandi latifondi. Un uomo non è fatto né per i lavori servili, né per l'ospedale, né per l'ospizio. Tutto ciò è spaventoso. Bisogna che l'uomo viva indipendente, che ogni uomo abbia la sua donna e i suoi figli sani e robusti. Non ci devono essere né ricchi né poveri. Bisogna ritirare gli assegnati. Assegnati erano i biglietti che davano mensile per il pagamento. Vabbè, erano assegnati, erano banconote, erano titoli di Stato. Dove queste banconote avevano un valore molto, ma molto volatizzabile, ma volatizzabile nell'interesse degli speculatori, non del gruppo che faceva capo a Robespierre. Il problema era che bisogna, non c'erano abbastanza beni per gli assegnati che avevano emesso. Bisogna ritirare gli assegnati dalla circolazione, cioè bisogna ritirare moneta falsa dalla circolazione. Come avesse detto, bisogna ritirare le banconote euro dalla circolazione, perché le banconote euro equivalgono agli assegnati, non avendo nessun valore. No, non avevano nessun valore, ma c'hanno valore nella mercanzia che c'è sul mercato. Quindi l'euro mantiene il suo valore perché c'è un'economia florida. Viceversa, nella Francia dell'epoca c'era una carestia costante dal 1765. Erano 35 anni che c'erano raccolti scarsi e un aumento demografico, quindi le due componenti assolutamente conflittuali. Qualora ci fosse una crisi nell'Europa di oggi, chiunque può dire che l'euro che il cittadino ha in mano, cioè la banconota euro, non vale niente. Ma quello è un altro discorso. No, è sempre la stessa cosa. No, non è la stessa. Come l'assegnato, non vale niente. No, e se sempre c'è una differenza sostanziale. No. Qui c'è la mercanzia sul mercato, là non c'era, sono tutte e due senza fondamento. Assolutamente, perché le mercanzie morivano tutti di fame. Allora, non è così. Morivano di fame. Ma non è vero. No, te lo vai a leggere o non te lo vai a leggere, no. Non morivano di fame, se fossero morti di fame potevano fare niente. C'era una vita sociale fortissima. Una vita sociale sempre molto ristretta, ricordiamo. No, ristretta come i contadini non andavano alla costituzione. I contadini hanno fatto la rivoluzione, hanno fatto anche le guerre di conquista. Erano carne da macello perché c'era tanta democrazia, c'erano tante persone. C'erano tanti individui che non avevano scopo, non avevano vita, non avevano speranza. Li hanno usati poi nella rivoluzione. Carne di macello c'è sempre nelle guerre come nell'ultima guerra. Certo. Allora, non è così come hai detto. Estremizzi sempre la situazione che non è quella. Bisogna ritirare gli assegnati dalla circolazione, imponendo contributi a tutti quelli che hanno amministrato gli affari pubblici e lavorato al soldo del tesoro pubblico. Più di così? Certo, quello è vero. Ah, quello è vero. Quello è vero. Ma localizzato in quell'ambiente lì era verissimo. Ma sì, il parallelo con l'altro non è giusto. La Francia era la Francia. Poi il parallelo è improponibile. Sono assolutamente diversi. No. Vabbè, allora bisogna distruggere la mendicità mediante la distribuzione dei beni nazionali ai poveri. Ma guarda un po', ma guarda che
che stranezza, eh? Questo è l'equivalente del concetto di socializzazione. Cioè, il problema è che non c'erano abbastanza bene i medagli a voi, ma è il problema. Hai capito? Ma dal 65, ma tu mi dici che la Francia dal 1765 era in carestia continua. Ma sì, infatti morivano tutti le morivano da fame a suoli, moriva un milione di persone all'anno di fame. Vatti a leggere le cronache del tempo. Ma morivano più per le strade a causa della spagnola nel 1919 di quanto non ne volesse fare. Allora, ma tu ti ricordi i famosi romanzi dei Miserabili? Ma il Miserabile non è ambientato nella rivoluzione francese. Ma lo so, è successivo. Allora, però lo so. È un'altra società. E la società vatti a leggere i dati demografici delle morti per fame a partire dal 1765 al 1900, all'inizio dell'Ottocento. Allora, il problema sollevato dal famoso e importantissimo libro I Miserabili è un problema che riguarda la società post-rivoluzionaria. Ma lo so. È la società di Victor Hugo, ma lo so. Che è una società della restaurazione quindi è del sopravvento del processo di industrializzazione che all'epoca non c'era. Ma lo so, era semplicemente però per descrivere le masse di diseredati che c'erano, esattamente come per altri motivi, esattamente come c'erano 50 anni prima. Gli altri motivi qual erano? Era una crescita esplosiva demografica in contemporanea con l'esplosione del vulcano, quello famosissimo islandese, che ha provocato non solo in Francia ma in giro per il mondo milioni di morti per fame, perché per 5 anni non c'è stato sufficiente raccolto per dare a mangiare alle popolazioni. Ma questo ha riguardato prevalentemente alcune zone assolutamente ruralizzate, come ad esempio, per dirne una, l'Irlanda, ma non era il problema della Francia. No, allora sono inventato. Vabbè, per far vedere che litighiamo spesso anche fra di noi. Non lo so, bisogna andare a indagare bene come stanno le cose delle letture. Essere esperti della rivoluzione, io non lo so, essere che non sono...